l'uccisione e la morte. Questa è la tua vita, questa è la nostra vita, perché se siamo congiunti a te, allora il nostro cammino sarà il tuo cammino. Signore Gesù, siamo nel tempo della Quaresima, fa che noi comprendiamo il valore immenso della sofferenza, ma tocchi il nostro cuore per accettare la sofferenza morale, la sofferenza fisica, la sofferenza nostra, la sofferenza dei figli, la sofferenza degli altri che grava su di noi. Signore, ti offriamo questo, questa mattina, come oblazione pura, santa e odorosa, la sofferenza nostra, la sofferenza dei nostri familiari, la sofferenza dei papà, delle mamme, dei figli, dei parenti, la sofferenza di tutti, perché questo sacrificio sia gradito a te. Lode e gloria a te, Signore. In tempo di Quaresima chiediamo perdono al Signore. Senza tu ci dai te stesso, ci dai la tua parola che è vita, ci dai il tuo amore che veramente ci esalta, ci dai il tuo cuore, il cuore di Dio, ci dai la grazia che ci mette al di sopra di ogni creatura, ci dai la vita divina, la tua vita, ci dai il tuo corpo vivo, ci dai bere il tuo sangue, ci dai te stesso. Il guadagno nostro è immenso. Se noi ti diamo la nostra sofferenza, il contraccambio è immenso, di cui non troviamo adesso la portata, ma che un giorno vedremo in tutto lo splendore quando i nostri occhi saranno aperti e quando noi vedremo il grande bene che tu ci hai preparato, che tu ci hai donato e che noi godremo pienamente. Francesco di Assisi diceva: tanto è il bene che mi aspetta, che ogni pena mi ha diletto. Fratelli e sorelle, Gesù in questo momento ci guarda con compassione, con amore. Il grande sofferente è Lui, e Lui è il compagno del nostro viaggio, è Lui che prende su di sé i dolori nostri, le sofferenze nostre e li offre al Padre. Abbiate fiducia in me, dice il Signore, voi compagni della mia sofferenza, del mio cammino verso il Calvario, sarete compagni della mia resurrezione, della mia gloria. Credete a queste mie parole e la speranza dei giorni belli, dei giorni migliori, vi accompagni nel vostro cammino di sofferenza e di dolore. Sì, o Signore Gesù, noi siamo con te. Tu non ti distacchi dalla sofferenza umana. I medici, quando curano gli ammalati, poi ritornano in famiglia. I paramedici, quando hanno finito il loro servizio, ritornano nella loro casa. Ma tu no, Signore. Tu sei sempre con noi nella sofferenza. Tu porti il dolore del mondo, le sofferenze del mondo, non ci lasci un minuto, perché tu sei colui che dà la vita,
e la dai continuamente per noi, perché noi viviamo. Ed è per questo, Gesù, che noi ti ringraziamo questa mattina. Siamo qui attorno a te per dire a te che noi siamo solidali con te, ti vogliamo bene, solo ti chiediamo di alleviare le nostre sofferenze. Tu sei Dio, noi siamo povere creature, possiamo venire meno lungo la strada, allevi le nostre sofferenze, perché noi non veniamo meno, e darci la gioia di offrire a te quelle che noi patiamo. Visita, Signore Gesù, le nostre case, allevi a me le sofferenze di mia madre, di mio padre, dei miei figli, dei miei parenti, allevi le sofferenze degli uomini e dà a tutti la gioia di poter offrire quando soffriamo, perché se la sofferenza non diventa offerenza, a nulla vale. Gesù, ti ringraziamo, tu che sei sofferente in mezzo a noi, e ci uniamo alla tua preghiera. Tu sei l'orante in mezzo a noi, tu sei l'intercessore in mezzo a noi. Ci uniamo a te, orante perpetuo, ci uniamo a te, intercessore perenne, e ci rivolgiamo al Padre perché possa gradire la nostra preghiera e possa far scendere dall'alto tutte le grazie necessarie per il nostro cammino. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Si supplica al Signore, incominci a portare davanti all'altare la mia comunità. Noi siamo ricchi, ricchi di sofferenze in comunità, e ci viene proprio il testo della seconda lettera ai Corinzi, primo capitolo, dove si dice che abbonda la nostra sofferenza, la nostra tribolazione. Abbiamo tanti malati, per questa è una comunità ricca e benedetta da Dio. San Bonaventura, quando era generale dell'ordine nostro e visitava i conventi, domandava se c'è qui qualche ammalato. Se gli dicevano no, grazie a Dio tutti stiamo bene, non entrava in convento. Se andava in un altro convento, sì, qui c'è qualche malato, subito entrava in convento, perché era un convento benedetto da Dio. Considerava la sofferenza di un membro della comunità come un atto di clemenza, di bontà e di predilezione di Dio. Questo nella fede. Era un grande santo, dottore della Chiesa. Ora noi possiamo dire che nella nostra comunità ci sono molte sofferenze, per cui è benedetta da Dio, però i sofferenti mi hanno chiesto preghiere per questa comunità. Un momento, sto parlando. Mi chiede preghiere per questa comunità. E allora cominciamo con Padre Catania. Padre Catania da 2 anni è a letto. Oggi sono 20, sono 2 anni esatti da che è a letto. Gambe ammalate, una malattia misteriosa, forse di ordine mistico, comunque lo tiene a letto e gli impedisce di compiere il suo ministero. Gli ha chiesto preghiera a questa comunità.
padre Mariano, bello, vegeto, che adesso accusa una malattia oscura, è stato all'ospedale 2 volte in questi giorni e nessuno di noi è soddisfatto, umanamente parlando, per cui chiede a questa comunità preghiera per la sua guarigione. Poi c'è padre Scoma, pure ammalato, in camera, non si muove. Poi c'è mio fratello, che si muove poco. C'è padre, quello vecchierello, padre Vincenzo, che è mal partito. Sì, si muove, ma è molto, molto sofferente. C'è Salvatore, che pure è molto sofferente. Proprio sani ce n'è 1, 2, 3, gli altri, la maggior parte, è in malattia, per cui tra 10 persone, 12 persone, un terzo sta bene, così diciamo, relativamente bene, 2/3 sono malati. Dunque è una comunità molto ricca, ricca di sofferenze da offrire al Signore, perché ogni giorno sale al Signore il profumo della nostra sofferenza. E allora chiediamo al Signore di gradire il profumo della sofferenza, ma di alleviare anche queste sofferenze, in modo che questi nostri fratelli, che sono pure dedito all'apostolato, possono trovare un momento di refrigerio per aiutare gli altri, non soltanto con la sofferenza, ma anche con l'apostolato. Signore Gesù, io ti presento tutti questi nostri fratelli, ti presentano la comunità religiosa, una comunità malata che ha bisogno del tuo intervento, mentre noi ti ringraziamo della sofferenza, ti preghiamo nel contempo di scongiurare le malattie più gravi e di dare a tutti questi nostri fratelli refrigerio, pace, serenità e anche buona salute. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo, Signore, per tutti i sacerdoti malati. Attorno ai sacerdoti gravita una comunità, e quando viene meno la forza di un sacerdote, la buona salute di un sacerdote, è tutta la comunità che ne risente. È vero che la sofferenza del sacerdote serve per tutta la comunità, ma è anche vero che l'aiuto pastorale, il ministero pastorale viene meno. Per cui raccomandiamo al Signore tutti i sacerdoti della diocesi e tutti i sacerdoti commoranti in diocesi. Presentiamo al Signore anche le nostre sorelle religiose sofferenti, perché il Signore usi misericordia e queste persone rinnovate nel corpo possano continuare il loro apostolato. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Adesso innestiamo la preghiera e poi pregheremo per tutti noi e per le nostre famiglie. E per una persona qui presente, ripeto il messaggio: tu hai sedotto molta gente e adesso io seduco te, perché tu apri gli occhi e mi segua. È un invito a convertirsi per una donna qui presente che ha sedotto tanta gente e adesso il Signore fa una grazia, la seduce, le apre gli occhi e le invita a seguirlo. E adesso, prima
di procedere alla processione, noi invitiamo qui davanti all'altare una categoria di persone. Verranno soltanto queste persone che io indicherò. Sono le persone frastornate che sentono confusione in testa, mali oscuri, che sono, si sentono sotto l'influsso di forze oscure, non hanno pace in casa, sono perseguitate dalla mala gente e soffrono malattie che non si sanno spiegare. Noi per tutta questa gente che è turbata, vessata, si trova così in difficoltà, vogliamo fare una preghiera di liberazione, per cui quelle persone che si sentono frastornate, che sentono comunque bisogno di una preghiera di liberazione interiore, e state venendo, e che siete tutti frastornati, tutte tentate, vessate, basta così, avanti, basta così, già che siete morti, ognuno resti al suo posto. Ognuno resti al suo posto, avanti. Signore Gesù, noi in questo momento chiediamo la liberazione dei prigionieri, la liberazione di tutte le oppressioni, da tutti gli oltraggi, da tutti i gravami che gli spiriti del male compiono a danno del tuo popolo. Ti chiediamo soprattutto la liberazione dalle tentazioni violente che tanti di queste persone soffrono, induzione al male, droga che li divora e di cui non sanno così astenersi, ce ne sono tre persone. Ti demandiamo, Signore, del superamento di tentazioni violente di carne che impediscono di rompere le catene. Ti chiediamo, Signore, la liberazione da una seduzione malvagia che trascina una persona senza che questa persona possa ostacolare. Ha fatto tutti gli sforzi ma non ci è riuscito. Ti chiediamo la liberazione per persone frastornate in testa, che hanno confusione in testa, e ti preghiamo per 10 persone che hanno disturbi in casa, disturbi di suoni, di movimenti, di paure, di apparizioni notturne e qualche volta diurne. Ti chiediamo poi, o Signore, la liberazione da legami che tante persone hanno contratto con pratiche magiche, con frequenza a maghi e fattucchieri, e una persona perché ha fatto sedute spiritiche, un'altra perché si è sottomessa a scrittura automatica. Per tutte queste persone frastornate, malmenate, oppresse, confuse, tentate e disturbate dal maligno, noi ti chiediamo, Signore, la liberazione. Tu sei venuto a liberare i prigionieri. Per questo che invochiamo il tuo Santo Spirito e poi cantiamo il canto di liberazione, durante il quale tu scioglierai tanti legami, tu comanderai agli spiriti del male di allontanarsi e tu darai il refrigerio a tante persone e
pulirai l'atmosfera di tante case.